Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati di nuovo su Sid Meier's Civilization 6 con Oge Tokimune. Nello scorso episodio ci siamo lanciati nella folle impresa di tentare di costruire una meraviglia a Kyoto. Fra 6 turni vedremo se questa avrà si rivelerà una strategia intelligente oppure una sconfitta. Nel frattempo, problemi di barbari a sud. Abbiamo iniziato a costruire massicciamente dei builder che, grazie alla servitù della gleba, adesso ci stanno veramente facendo arrivare tante risorse in casa. Le nostre città crescono molto, però siamo sempre gli ultimi come produzione di scienza e dobbiamo veramente porre il piede, schiacciare bene sull'acceleratore e focalizzare la nostra strategia sulla scienza se non vogliamo rimanere troppo indietro. Quindi adesso obiettivo numero uno è andare a far fuori questi barbari a sud. Tokyo continua a costruire unità. Ed è importante perché abbiamo veramente pochi uomini, direi. E quindi è buona cosa essere pronti a tutto. E nel frattempo qui io mi dedico alla crescita di Gifu, che deve migliorare anche il numero di abitanti. Quindi i tartufi e i granchi sicuramente sono una cosa positiva. Ok. A nord Nagoya sta iniziando a lavorare al distretto scientifico, Okayama a quello industriale. Insomma, abbiamo sbloccato la monarchia, quindi finalmente abbiamo un governo di livello 2, molte più carte a disposizione sicuramente. E a parte questo, continuiamo dove avevamo lasciato la partita in precedenza. Ok, qui dobbiamo far fuori dei barbari se vogliamo incontrare la tribù amichevole, la tribù artica. Antartica in realtà. Non sarà difficile far fuori questi. In realtà sì, insomma, sono coriacei. Però siamo nel Rinascimento, abbiamo un esercito medievale e poco numeroso. Insomma, non siamo veramente al top in questo senso. Ok, abbiamo fatto guadagnare una promozione alla nostra unità, non male. Bad, bad, bad. Ci servirebbe veramente più cibo. Questa sarebbe una buona casella, però. Potevo costruire una miniera su questa casella. E non ci ho pensato. Mannaggia, va bene. Però su questa casella potrei costruire volentieri anche un accampamento difensivo. Preferirei, onestamente. Ottimo, avanti. Adesso, da quando abbiamo le carte militari in più, ho potuto utilizzare la coscrizione, quindi avere truppe costa meno e posso produrre sicuramente più truppe. Senza scadere Ottimo, nel il tuo fallimento. Vai, è complesso andata, ragazzi. esercito Abbiamo la è città costruito proibita. lungo una Una carta in più. sagittale. Las poche cose create dal Abbiamo la mio città esercito. proibita, ragazzi. È la nostra prima meraviglia ed è una meraviglia molto utile perché con una politica jolly in più io adesso. Forse non posso. Devo aspettare di avere le gilde, però poi piazzerò una carta in più. Non vedo l'ora. Intanto, Kyoto potrebbe fare un'altra meraviglia la Padana, ma ripeto, non mi interessa. Abbiamo la possibilità di costruire un nuovo quartiere. Forse lo snodo commerciale potrebbe essere a questo punto buono per avere una linea in più. No, posso piazzare la carta in realtà. Allora, grande scienziato per turno con l'ispirazione. Mi sono messo a ricercare i grandi scrittori, ragazzi, non me ne ero accorto. La cambiamo nel prossimo fra 6 turni. Errore da parte mia, ma che è abbastanza grande. Non me ne sono assolutamente accorto. Sapete che però registro le serie, quindi se qualcuno di voi è stato abbastanza bravo da vederlo nello scorso video e me l'ha suggerito, io non ho avuto modo di vederlo. Errorino di distrazione. Ok, va bene. Tanto servono più abitazioni ad Osaka. Non possiamo farci molto. Balestriere completato. Io direi a questo punto balestriere. Molto semplice. Ok, questo spadaccino può tornare a casa, il balestriere ha già sistemato tutto. A sud abbiamo ripulito la zona. No, sono molto contento di avere la città proibita, una carta in più è veramente vantaggiosa. Magari potremmo utilizzare le gilde, non lo so, vedremo. Intanto abbiamo abbastanza denaro per comprare magari qualche builder prima di
dire definitivamente addio alla servitù della gleba. Credo che sia una buona idea. Ottimo. Ottimo, veramente. Osaka 10 turni, Nagoya 13 turni, poi avremo due campus in più. Per adesso abbiamo tre campus dotati di biblioteca e università, ma non bastano, assolutamente. Cosa è stata costruita? La padana, finalmente è andata. E ora abbiamo una rotta commerciale in più. Prima costruiamo il mercato, poi la rotta e questo builder. Oh, so io che cosa ci serve, caspita. Ragazzi, come ho fatto a dimenticarmi? Porca la pupazza! Ho costruito la città di Tokyo in questa posizione 6 episodi fa per avere i cavalli e non li ho ancora lavorati. Quindi cavalli, fattorie e altre fattorie. Questa è l'idea. Il grande faro è Ognuno andato. può Sapete avere che un potrei modo di pensare a dire costruire cosa deve l'arsenale fare. veneziana? A parte i grandi ingegneri per Quanto che sia turno, nera. ogni volta che addestro un'unità navale ne ricevo una seconda. Ah, non abbiamo il distretto industriale, però ad Okayama. Cioè ce l'abbiamo, ma non è sul mare. Peccato. Ah no, però potete costruirlo qui l'arsenale, su questa casellina di lago. Ok. Direi che qui le cose vanno benone, quindi altri balestrieri. Questi magari li portiamo un po' più a nord. Però è assolutamente importante crescere in potenza militare. E l'industrializzazione servono tre botteghe. Una ce l'abbiamo sicuramente, un'altra l'abbiamo già costruita, la terza potremmo farla forse a Tokyo o a Osaka. Però questo vuol dire che l'industrializzazione ce l'abbiamo fra un po' di tempo. Potrei fare 7 turni per avere metà industrializzazione e poi cercare di avere il bonus. Anche questa è un'idea. Non ci si può mettere lì ad Ok, abbiamo le arrestare. gilde. Quindi adesso leviamo il grande scrittore per turno che non ci serve assolutamente. E magari. P -p 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 più una scienza, più una cultura delle rotte commerciali. E questo ci dà un bel più. Ah no, aspettate, l'architettura gotica mi serve e tanto. No, non sto più facendo meraviglie, quindi questa la leviamo. E. Curiosa. Più 100% bonus da vicinanza dei distretti campus. No. Più cultura per ogni distretto specializzato costruito. Ok. E qui direi di migliorare le relazioni con Amsterdam. Qui siamo già sovrani. No. A questo punto prendiamo Valletta e Cartagine. Diventiamo sovrani anche di Cartagine. Benissimo. Non potevo chiedere di meglio, ragazzi. Bene così. Ottimo. Abbiamo un bellissimo regno. Mi piace tanto, tanto, tanto questo Giappone. Anche se i polacchi ormai si stanno espandendo molto attorno a noi. Mi piace davvero tanto. Ok. Possiamo costruire il nuovo commerciante ora che abbiamo il mercato. Questo snodo commerciale serviva. Si sentiva la necessità perché adesso i nostri soldi sono, pum, esplosi, con un solo distretto commerciale a Kyoto. Assolutamente positivo. Fra 9 turni, alleluia, a Gifu abbiamo il porto. Quindi poi magari un po' di cibo in più, un po' di abitazioni in più. Ottimo. Ok, la Polonia ha acquisito un generale. Ok, allora, io mi dedicherei molto volentieri alla scienza, ma non posso. Quindi, borse di studio nel campus. E tu, a questo punto, no, niente granaio. Possiamo costruire addirittura un'altra rotta, la costruiamo a Tokyo, interrompiamo per il momento la produzione di unità, anche se proprio per poco. E tu mi vai a Valletta.
Valletta. No, no, preferisco il cibo, quindi vai a Tokyo. 222. Non male. Non male, dai. Quindi adesso abbiamo qualche palestiera in più, un po' di scienza in più. Ho paura a guardare la classifica perché so che comunque sarò sempre ultimo. Però voglio vedere di quanto. Allora, 25,67 per turno. Alessandro, che è secondo, ne ha 36,85 per turno. Però non è così male. La Polonia 33,89. Noi siamo a 67. Intanto ingaggiamo Darwin, siamo riusciti a portarcela a casa e chiaramente lo voglio mettere vicino alle meraviglie naturali di Dover. Avrò un boost scientifico notevolissimo. Qual è il prossimo grande personaggio? Turing, computer o una tecnologia casuale di epoca moderna? Questo se lo prende sicuramente Alessandro o la civiltà sconosciuta. Va bene. Ok, le fiere medievali possiamo toglierle, mettiamo il corpo diplomatico e le mura antiche ad Okayama, non avevo ancora le mura. Bad, very bad. Scusa, 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 però... Ah, prossimo turno abbiamo la nostra terza rotta commerciale, così sblocchiamo le giglie commerciali. Sono curioso di capire quanti punti grande scienziato ci danno i progetti. Non ce lo dice, non molto comunque. Tanto a Tokyo iniziamo la zona industriale, assolutamente. Avevamo detto che... Ah, guardate che bella zona, più 3. Però qui ragazzi mi manca la guarnigione a Tokyo, raga. Non va bene. Ok, nuova rotta. E Non adesso è abbiamo le oro, fiere medievali. è luce. Più Il 100, più proverbio due lo abitazioni con i dice. tre distretti, più un oro ad ogni emissario inviato in una città-stato. Visto che ne abbiamo tanti di emissari inviati, quasi quasi, monetizzarli non mi dispiace. E adesso andiamo a più 78 per turno. Abbiamo una buona base economica. Assolutamente. Alessandro ha costruito le fogne nella sua capitale. Quindi è un po' avanti con la tech. Decisamente. L'industrializzazione non può aspettare. Logistica nella zona industriale, punti per un grande ingegnere. Sì, anche questo potrebbe essere buono. Fatemi vedere. Grandi ingegneri, siamo dietro la Macedonia, però sì, i macedoni hanno molti più punti. Gustav Eiffel fornisce 4,80 di produzione per le grandi meraviglie. Ok, non che ci serva molto. Forse potrei veramente cercare di arrivare a Turing. 11 punti per turno, ne abbiamo già 77. Ma grazie al progetto, non grazie ai 7 punti, ma Turing penso che non riusciremo a prenderlo. Però potremmo riuscire ad arrivare ad avere grandi artisti, grandi scrittori, ad esempio, che non ci servono assolutamente un cazzo, però fa sempre carino, no? Andiamo a fare dei costruttori per avere una Kyoto sempre più sviluppata. E ad Osaka, finalmente, biblioteca. Benissimo. E a Nagoya fra 3 turni. Bene, bene, bene. Quindi abbiamo 2 nuove città scientifiche pronte per supportare. E quindi forse riusciamo ad arrivare anche ai 100 punti di scienza che ci metteranno in competizione poi con le grandi potenze scientifiche. Visto che adesso siamo ultimi per ovvie ragioni. Cartagine sotto attacco da parte dei polacchi con un esercito già dell'età industriale. Vedete la cavalleria e gli ussari alati. Hanno anche qualche carro pesante, ma... Bam! Penso che l'umanità abbia fatto... E riusciamo a prendere anche un'altra tech, l'energia a vapore ci dà gli Aeroclad, non mi interessa, l'astronomia, questo è già andato. Come sempre guardiamo al grande obiettivo. La chimica.
quindi le staffe. Va bene. E abbiamo il carbone, ragazzi. Oh yeah. Vediamo adesso a Kyoto, appena completiamo questo builder, se riusciamo a costruire la fabbrica di microelettronica. Questo dovrebbe dare un bel vantaggio produttivo anche a Tokyo. Intanto siamo nell'età industriale, ottimo. Tra la staffa, yes, e il terreno, più 4 produzione, più un grande ingegnere e dopo l'elettricità più 4 cultura. In 6 caselle, quindi 6 caselle da dove è costruita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Gifu ci arriva, a Tokyo ci arriva e anche ad Osaka. Perfetto. Semplicemente perfetto. A questo punto qui acquistiamo anche il carbone. Avanti. Benvenuti nell'età industriale, ragazzi. Sarebbe buona cosa riuscire ad avere anche truppe dell'età industriale. Perché sapete com'è. Con la Polonia così ho un po' paura. L'astronomia è molto... Va bene. La Polonia che ci odia. Alessandro che è ostile. Il male non può... Ecco. Come volevasi dimostrare, i polacchi ci hanno appena denunciati. Ok, facciamo una cosa che non abbiamo ancora fatto, ma che è importante. Qualche soldino da parte ce l'abbiamo. Ho visto una banca che dice... Iniziamo ad esplorare, andare a cercare le altre civiltà. Ok, tanto Kyoto adesso ha una bella casella che dà 7 martelli produttivi, la blocchiamo, whatever it takes, e avanti con, possiamo lavorare anche sulla nuova rotta commerciale, la facciamo costruire a, niente, la compriamo da Kyoto. La compriamo a Kyoto e la agganciamo a Cartagine a questo punto, che è caduta nelle mani polacche. Merda. È veramente difficile questa situazione. Perché se i polacchi ci attaccano con l'esercito che hanno... Wow. Allora, l'Università di Oxford è sicuramente un'ottima meraviglia. E devo cercare di prenderla. E ottieni la civica illuminismo. Quando ce l'abbiamo l'illuminismo? No, il fatto è che mi servono anche tech, ragazzi. Tech militari. Mi servono tech militari e devo riportare Tokyo e anche Kyoto a questo punto a produrre uomini con i fucili, perché se i polacchi mi attaccano non sopravvivo. Questo è il casino, no? Vediamo. Per Oxford la vorrei perché mi dà modo di avere più 20% di scienze, poi tech gratuite e nuovi punti grande scienziato. Questo è molto importante. Guardate, faccio fatica a far fuori dei normalissimi balestrieri, cioè ho bisogno di tecnologia militare, ragazzi. Tanto abbiamo una biblioteca, benissimo. Si lavora all'università. Intanto fatemi dare un'occhiata a Turing. La civiltà sconosciuta è al primo posto, avanti anni luce. Cioè noi andiamo avanti molto velocemente, però temo che Turing ce lo perdiamo. Vedremo, dai. Intanto Kyoto lavoriamo per l'acquisizione del... Oh, merda. Ok, ho capito perché. La quinta rotta commerciale era dovuta all'alleanza con Cartagine, che ci dava una rotta commerciale per ogni distretto militare che avevamo. Niente, morta Cartagine, addio anche la quinta rotta, e quindi non dobbiamo più comprarla né costruirla. Va bene.
Tanto Osaka qui sotto, guardate, ecco, se io dovessi vivere in una città, in questa partita vivrei ad Osaka. Montagne fredde, fredde, cultura, scienza, tutta Nella tranquillina là diplomazia ci sotto. sono Mi due piace tipi di molto. problemi, piccoli e Vediamo grandi. di cambiare le politiche prima di salutarci. Gli scudieri ci servono? Sì. Il contratto feudale ci serve? Nì, direi. Però non saprei che cosa aggiungere altrimenti. Produzione di edifici difensivi forse raddoppiata. O miglioriamo magari la produzione di accampamenti e di edifici in quei distretti. Coscrizione va bene. I caravanserragli mi piacciono anche se forse la confederazione commerciale mi darebbe un po' di scienza in più. La meritocrazia non mi dispiace, anche se forse preferisco mettere i punti grande mercante adesso che posso permettermelo. E i grandi mercanti aiutano molto. Dove ne abbiamo uno? Siamo ultimi per ora, però guadagnare oro e emissari così gratuitamente non è mai male. Ok, completiamo quest'ultima mossa prima di chiudere il turno. Turno successivo. E intanto vi ringrazio per essere rimasti con me. Chiudiamo l'episodio con Kyoto che costruisce la prima fabbrica di microelettronica nel 1370, e questo darà un bel boost produttivo a tutto il circondario, quindi poi possiamo magari dedicarci un po' più di attenzione magari alla costruzione della RUR a Kyoto, più 30 produzione della città e più una produzione per ogni miniera cava della città. Questo vuol dire che la possiamo costruire sì, ma dove? Qui, al posto di questa fattoria, e in 22 turni. La RUR è importante perché dando molta produzione a Kyoto farà sì che questa città produca l'astronave più rapidamente. A questo punto la teoria scientifica non mi serve nell'immediato e preferisco andare a prendere le armi da fuoco in modo da potermi difendere un pochettino meglio in caso di attacco da parte dei polacchi. Intanto qui abbiamo una nuova università. E vi avevo già salutato, ragazzi, come sempre, mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto e vi ringrazio per essere rimasti con me. Incrociate le dita perché iniziamo a scalare la classifica scientifica, non siamo più ultimi. 69 prodotto per turno, Alessandro è 91. Sono 20 punti che possiamo recuperare con le meraviglie e con le università di Osaka, di Nagoya e i punti grande personaggio. Io lo spero. E ci credo. Speriamo che la partita finisca come spero io, e non peggio. Ragazzi, ci vediamo presto.